Il sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro Delle Vedove, ha presentato una querela per diffamazione contro Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, in relazione al caso Pozzolo. Questo è stato fatto una settimana fa presso la questura di Biella. Le parole chiave usate dal sottosegretario sono «vediamo chi è il quaquaraquà», con riferimento a un editoriale pubblicato su un riformista intitolato «Il ballo del quaquaraquà». Il direttore, nell'editoriale, annuncia la sua presenza a Biella per chiedere spiegazioni sul sparo dei quaquaraquà di Capodanno, con un probabile riferimento ai sostenitori di Del Mastro. La querela è stata presentata perché Del Mastro non era presente nel luogo dove è avvenuto lo sparo e si è spostato altrove per un'attività diversa. Il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, ha attaccato Del Mastro, chiedendo risposte anziché tentativi di intimidire. Renzi ha reagito alla querela proponendo che Del Mastro e sua sorella, insieme ad altri presenti, si sottopongano al test del DNA per chiarire se hanno toccato la pistola coinvolta nello sparo. Renzi ha definito la sua proposta un gesto di pace. Si è anche verificato un episodio ironico durante l'evento a Biella, con militanti di FDI che hanno portato un dromedario con la scritta Lorenzi d'Arabia, suscitando una reazione sarcastica da parte di Renzi.